lui. Proviamo a chiederlo a lui direttamente. Luca, se ci senti, che cosa significa per te tornare a Reggio? Ciao, mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Ah, ciao a tutti, innanzitutto. Sicuramente tornare a Reggio per me è una grossa emozione. Non è la prima volta che mi capita, però come tutti gli anni, quando si scende in campo, praticamente sono a casa mia, è un'emozione sicuramente diversa da tutte le altre partite. Quindi è chiaro che sarà una partita diversa, però ormai ci sono abituato perché questo è il quinto anno che vengo a giocare lì da avversario. Sì, sarà una partita diversa, però insomma dai, vediamo cosa succede. Senti, abbiamo parlato appunto di una Vanoli un po' in difficoltà dal punto di vista fisico, un po' c'è questa, come dire, costante che vi accomuna anche alla Pallacanestro Reggiana, due squadre che arrivano alla seconda di campionato in realtà un po' incerottate. Come state messi a livello di infermeria? Beh, abbiamo ancora fuori Luca Vitali, che sicuramente per noi è una pedina importantissima perché è il playmaker titolare. Abbiamo recuperato dall'ultima partita Mian, che aveva preso una brutta botta sul labbro, e stiamo recuperando, che ha giocato pure con Milano, però era 10 giorni che era fermo, anche Kenny Ice, la nostra guardia americana. E adesso con una settimana in più di allenamento nelle gambe sicuramente starà molto meglio, però ancora siamo un po' interrottati come Reggio, tra l'altro, perché senza Vitali è dura, non abbiamo mai avuto in realtà in tutto il precampionato perché è stato praticamente fuori sempre, però per noi è molto importante, ecco. Beh sì, chiaramente è un discorso di esperienza oltre che di tecnica, quindi Luca Vitali, tra l'altro la sua seconda esperienza a Cremona, quindi è uno dei collanti principali di questa squadra. Correte il rischio, lo dico chiaramente alla vigilia, quindi poi sarà soltanto il campo a darmi la conferma o meno, di diciamo, sottovalutare Reggio Emilia nel senso, io ho avuto l'impressione che il Bamberg pensasse dopo l'infortunio di Dinner di venire a Bologna e di trovare una partita più semplice rispetto a quella che poi effettivamente ha fatto. C'è questo rischio anche da parte vostra, cioè il fatto di avere una squadra contro che ha delle rotazioni così limitate? Beh, è un rischio che poteva correre il Bamberg, noi di sicuro no, perché comunque sì, è vero, manca Dinner, manca Lavrinovic, ma avete preso il fratello, manca Pini, manca Sinis, è vero, però sicuramente non si può sottovalutare Reggio Emilia, ha fatto un mercato eccezionale, poi comunque ha tenuto la base dell'anno scorso, dove ha fatto un grandissimo campionato, quindi sicuramente noi non potremo sottovalutarli in nessun modo proprio, anzi. Poi comunque venire a vincere a Reggio sarebbe un'impresa, anche l'anno scorso, quante partite ha perso l'anno scorso in casa a Reggio? Due forse, uno o due, adesso non mi ricordo. Noi di certo non sottovaluteremo Reggio. Tra l'altro voi avete in panchina, voglio dire, Cesare Pancotto è uno di quegli allenatori che riesce veramente a tenere co sulla corda i propri giocatori ed è un'esperienza importante per te, dopo un'altra esperienza importante come quella che hai vissuto lo scorso anno a Montegranaro, in panchina avevi Charlie Recalcati. Mi racconti un po' appunto queste due esperienze con questi due coach, con questi due tecnici, che cosa ti danno, cosa ti hanno dato, cosa ti ha dato Recalcati e cosa ti dà Pancotto per la tua crescita personale? Beh, sono sicuramente due degli allenatori più importanti che ci siano in giro, sono sicuramente quelli con più esperienza e comunque sì, insomma, sono quanti anni è che sono in Serie A? 20, non lo so, adesso dico così, però sono sicuramente due allenatori eccezionali. Io mi sono trovato molto bene con Charlie e mi sto trovando altrettanto bene con Cesare. E devo dire che Charlie mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita, perché comunque a Montegranaro in 2 anni sono cresciuto tantissimo. E adesso sto facendo di tutto per crescere anche con Cesare Pancotto. Chiaro che adesso abbiamo appena iniziato, però io mi trovo molto bene e quindi insomma sì, si farà di tutto per crescere insieme. Lui darà una mano a me e io darò una mano a lui, spero. Senti Luca, tra l'altro, viviamo un momento in cui si parla sempre, è diventato ormai un mantra ripetuto in tutti i momenti, che bisogna far giocare gli italiani, sempre più italiani, lasciare gli italiani in campo. Tu sei un esempio di questo, nel senso, lo scorso anno Montegranaro ha vissuto una situazione sicuramente particolare e ha visto piano piano tutti i suoi giocatori, soprattutto quelli stranieri, andare via. Questo da una parte è stato un problema, però dall'altra ha anche permesso a voi che eravate nel roster di giocare con più continuità e forse
Luca Campani di oggi, che può essere è un fattore nella Vanoli Cremona, lo è anche perché ha avuto l'opportunità di giocare con più continuità a Montegranaro. Tu che ne pensi? Sicuramente, allora, io partiamo dal presupposto che deve giocare chi se lo merita, secondo me, italiano o no. Sicuramente i giovani italiani devono giocare con continuità per poi avere esperienza, per poi riuscire a tenere il campo. È chiaro che un giovane fa degli errori, come li fanno tutti. Bisogna dare l'opportunità ai giovani di poter fare uno, due, tre errori in fila senza poi essere cambiati e non venire più messo in campo, ecco, bisogna dargli continuità. Non è facile, è un argomento molto difficile, è un argomento complicato, se ne parla tantissimo Ma tu, effettivamente. Luca, come italiano ti senti tutelato? Cioè, nel senso, ti senti, pensi di aver avuto nella tua carriera gli strumenti per dimostrare e le possibilità per dimostrare quello che vali? O comunque un pochettino a volte hai avuto la sensazione di essere un po' soffocato, mettiamola così? Beh, io personalmente ho avuto varie vicissitudini, io sono stato anche sfortunato, io Sì, personalmente, perché ho avuto tanti infortuni, fortuni, quindi certo. però sia Reggio che Forlì e poi anche Montegranaro mi avrebbero sempre dato l'occasione di giocare. Il problema è che io sono stato sfortunato perché prima il ginocchio, poi la spalla, poi un'altra roba, non ho mai avuto l'occasione di allenarmi con continuità e di poter anche giocare, a parte sì, qualche spezzone a Montegranaro e qualche spezzone a Forlì. Poi è chiaro che ci sono società che danno più spazio, società che danno meno spazio agli italiani. È un argomento difficile. È anche vero che certe partite, vedere magari in certe partite, in alcuni spezzoni in campo 9 o 10 stranieri nel Certo. campionato italiano non è bellissimo, ecco. Forse non lo so, forse bisognerebbe iniziare prima di tutto dai settori giovanili. Per esempio Reggio è una che punta moltissimo al settore giovanile, quindi infatti adesso si vede anche che sono usciti tantissimi giocatori. A tal proposito, Magari volevo chiederti questo, perché c'è stata la festa dei 40 anni a Reggio settimana scorsa e abbiamo anche rivissuto le emozioni non solo di quello che hanno dato i giocatori sul campo in prima squadra, ma anche del settore giovanile. Tu eri parte dell'ultimo grande scudetto reggiano nel settore giovanile, quello vinto al Palabigi in un'annata difficile per la prima squadra perché ci fu la retrocessione, ma bellissima per voi. Che ricordi hai di quella stagione, di quelle Final Four al Palabigi? Mi ricordo con tanta gente a vedervi per essere una partita di giovanili e con lo scudetto vinto in finale contro la Benetton Treviso. beh, io ho ricordi bellissimi perché sportivamente parlando è probabilmente il più bel risultato che ho mai avuto in vita mia fino adesso. Quindi io ho ricordi bellissimi. Io ero under 21, io ero uno dei più giovani. Sì, giocavi con i più grandi, è vero. Esatto. Perché giocavo con gli 87-88, mi sembra. Beh, è un ricordo bellissimo perché comunque, sai, vincere lo scudetto. Sono soddisfazioni perché comunque tu fai dei sacrifici, lavori duro tutto l'anno ed è per questo che lo fai, per avere poi questo tipo di soddisfazioni. Tra l'altro, Luca Campani di quella squadra lì, adesso vado a memoria, ma è uno dei pochi che poi è arrivato a livello professionistico. Però perché penso anche a Patrizio Verri che ha vinto il premio di MVP di quelle finali, che sì, gioca tra la B2 e la B1, ha giocato, Andrea Ancellotti anche. Però in generale, insomma, in quel gruppo faceva parte anche Nicolò Melli, ma non giocava realmente. Se non sbaglio, Ma Nicolò, tu sei l'unico che poi sei arrivato in Serie A. sì, perché se non sbaglio i 91, cioè Nicolò Melli e anche Ricky Cervi, non potevano giocare, se non erro, se non ricordo Sì, male, e ricordi bene, quindi ricordi bene. si fermava ai 90, sì, ed è sì, mi sembra di essere l'unico. Tutti gli altri ancora giocano tra B2, C1, B1, però sì, in Serie A per ora solo io. E tra l'altro domani sarà un po' particolare anche per te pensare di affrontare un giocatore che è classe 96, pensa a Federico Mussini, voglio dire, ti sentirai quasi un veterano in confronto.
Mi sento davvero vecchio, anche con i ragazzi che salivano con noi qua a Cremona, che ci sono dei 96-97, mi sento vecchissimo. Io sono 90, mi sento veramente vecchio. Sei già un giocatore No, di però esperienza. sono già un giocatore di esperienza, incredibile. Senti, No, fa piacere che ci siano giocatori già a 18 anni, 17-18 anni che giocano in Serie A e comunque. Mussini gioca anche bene perché col Bamberg è stato. Io non ho visto la partita, ma ho letto su internet e lui e Della Valle mi sembra siano stati i migliori. sì, Sì, assolutamente. vero. L'ultima cosa che ti chiediamo, poi ti lasciamo andare, Luca, e ti ringraziamo per la disponibilità. Giocatore d'esperienza ti sei definito. Diciamo così, forse nell'anno, correggimi se sbaglio, che può essere quello della tua consacrazione definitiva, nel senso che Cremona ti dà spazio, ti dà minuti. Che cosa c'è nel futuro, nelle ambizioni di Luca Campani? Ti do un indizio, penso alla maglia azzurra, può essere quello il tuo obiettivo? Beh, la maglia azzurra credo sia l'obiettivo di tutti i giocatori. È chiaro che adesso bisogna pensare a fare bene qua. Si pensa a fare bene con la maglia di Cremona, si pensa a salvarsi, si pensa insomma, a giocare bene, a dare una mano alla squadra. E poi è chiaro che l'obiettivo è sempre quello, la maglia azzurra. È normale, Va credo. bene, Luca, allora in allora bocca al lupo. l'appuntamento con te è per domani sera qui al Palabigi. Ripetiamo, Reggio Emilia, Vanoli Cremona. Ringraziamo Luca Campani della tua Grazie a disponibilità. voi. E niente, in bocca al lupo per domani. Grazie, Crepi, grazie. Ciao a grazie tutti. Luca. Ciao Luca.